Allora immagino che vuole la pensione? Se me la dà mi fa piacere. Quanto? Siamo sugli 800.000 lire al mese. Non possiamo arrotondare a 1.000.000. Ah, ma se per me anche 1.200.000. Beh, 1.200.000 mi fa ancora più piacere. Allora, 1.000.000. Mio padre me lo diceva sempre, figlio mio, tu per fare strada devi andare in città. E lì ti sistemi per tutta la vita. Aveva ragione, papà. Scusi, è la prima volta che le viene. Sì, mi dai 1.200.000 lire. Cosa le do io? 1.200.000 lire. Per quale ragione? E l'ha detto lei, 1.200.000 lire per la pensione. No, scusa. Si vede che lei viene dal paese. Ma guardi che la pensione che dice lei, sì, la danno a quelli che finiscono di lavorare. E appunto. Lei ha lavorato? Non ho mai cominciato. Ma come vuole la pensione? E certo che la voglio, l'ha detto lei, la prendono tutti. Me la deve brutta. Ecco, adesso lei lo vede questo viso? Sì, è perfetto. Ah, perfetto. Io non lo voglio perfetto, no. Lo voglio asimmetrico. Ah. Ecco, le spiego subito. Lo vede questo mento? Sì. Me lo deve fare al lato tuo. Ha capito? Me lo deve fare come tu. Oh, il naso, lei lo vede, è aquilino. Io invece lo voglio come il corno che c'ha il rinoceronte. All'insù. Le orecchie sono regolari e io invece le voglio a tipo elefante. Ah, ha capito? E mi dica, è il collo. No, dal collo in giù. Quello interessa a me e quindi non si tocca. Lei deve lavorare in pace, ha capito? Mi consente? Certo. Lei è un pazzo. Io cerco la Cassini, la donna del mio cuore. Io brucio per amore, in petto c'ho un falò. Se cerchi la Cassini, lo sai cosa ti dico. Poiché ti sono amico, tu conta su di me. Fai una bella ramanzina, fai vedere chi sei. Posso vedere? Chiariamo subito le cose. Va bene. Ok. Pugno di ferro in guanto di velluto. Pugno di ferro in guanto di velluto. Pugno di ferro in guanto di velluto. Fatti sentire. Eccolo qua! Mi sono dimenticato il guanto di velluto. Signor direttore. Buongiorno. Va bene, stiamo a giocare. No, stavo scrivendo. Quell'altro, dov'è quell'altro suo amico? Sì, il primo portiere in questo momento. Il primo portiere, non sì. È presente perché è andato all'aeroporto a prendere quella sua amica. Ma bene. Ma bravo. Ma roba da matti. Ma un malma cosa c'è qua sotto? Non lo so, signor direttore. All'aeroporto a prendere la sua amica, la sua bene, amica, sì. La sua. Ma certo, la sua. Ha il coraggio di ripetermelo qua davanti. La sua di con lei. Con i guanti di velluto che c'ho io. La sua di lei. La sua di lei, ma beh, ho capito, la sua di lei. Bravo, invece di lavorare. Mi scusi, signor direttore, le posso dare il tu? Certo. È andato all'aeroporto a prendere la tua amica. La tua. Allo, qui il pagino di New York, uffo. Sembra io, sono Francuzzo. E buono. Che significa shut up in your face? Ancora non l'hai capito? No. Allora te lo dico io. Grazie. Significa, zitto, faccia di scelto. Ciccio, sentiste? Bisogna cantare solo in lingua madre. Uno, due, tre. Ali,